Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video dove vi mostrerò non solo come ho sostituito la vecchia lampadina halogen nel portabagagli della mia vettura con dei LED 5630 ad alta luminosità, ma anche come ho reso più omogenea l'illuminazione con l'installazione di un secondo punto luce. Come prima cosa, all'interno del portabagagli ho preso le misure per i cavi e ho quindi saldato le strisce di LED che vi ricordo sempre potete acquistare tramite il link Amazon che troverete nella descrizione del video a dei cavi adatti in modo da avere tutto pronto per l'installazione. Successivamente ho aperto la luce del bagagliaio come se volessi sostituirne la lampadina e dopo aver gettato via la vecchia lampadina ho staccato il cavo di alimentazione per dare un'occhiata. In questo caso in particolare l'attacco è composto praticamente da due Faston femmina, quindi senza tagliare e saldare non ho fatto altro che crimpare i cavi di alimentazione di questi LED su dei Faston maschi e installare il tutto. Per il passaggio dei cavi ho sfruttato direttamente il vecchio vetrino, lo spazio intorno era sufficiente per far passare un cavo senza danni e così ho fatto. Il primo punto luce ho deciso di posizionarlo nei pressi della lampadina originale, un po' più in alto e direzionato meglio per un'illuminazione più uniforme, mentre il secondo, dopo aver accuratamente fatto passare il cavo di alimentazione dietro le guarnizioni e le plastiche del portabagagli, l'ho posizionato sul lato opposto. Vista la mia sfortuna con l'incollaggio di questi LED, che lo ricordo, benché siano estremamente efficienti e luminosi, scaldano abbastanza da sciogliere il biadesivo non adatto e anche la colla a caldo. Ho quindi deciso di utilizzare del King's to Glue, che sicuramente avrete visto in altri miei video. Una gomma molto morbida che dopo essere stata impastata e posizionata è in grado di fornire non solo un'ottima tenuta ma anche un'ottima protezione. In questo caso l'ho utilizzata di colore bianco ma è disponibile anche in nero, miscibile con il bianco per ottenere il grigio o anche verniciabile. E così quindi con una spesa estremamente contenuta e un risultato funzionale veramente eccellente ho dato finalmente un'illuminazione degna a un portabagagli che troppo a lungo è restato scuro, utilizzando il meglio dei LED sul mercato, senza accontentarmi dei classici pannelli di LED che per i miei gusti hanno una tonalità troppo azzurrina e un'efficienza troppo bassa per il prezzo a cui vengono venduti. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare un mi piace, se anche te hai installato un'illuminazione a LED nel portabagagli lasciami pure un commento, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui video che pubblicherò. Ciao a tutti!